Ciao a tutti, questo vuole essere un video di risposta a Maria, ciao Maria, che ha fatto un video molto carino intitolato Comforting Book, mi sembra. Cioè, quali sono i libri che, in cui in qualche modo cerchiamo un po' di conforto quando abbiamo dei periodi in cui non vogliamo immergerci in letture troppo impegnative, sia dal punto di vista sentimentale, cioè quando non vogliamo quei libri che ci sconvolgano più di tanto, ma solo una lettura in cui immergerci e sentirci in qualche modo un po' coccolati. E i libri di cui parlerò oggi, forse alcuni sono libri di cui anche vi avevo già parlato, perché comunque io quando ho questi periodi, quando ho voglia di immergermi in una lettura confortevole, cerco sempre libri che abbiano delle atmosfere molto calde, e per calde intendo l'accoglienza di una bella casa. In genere sono libri ambientati nei periodi invernali, nel periodo magari appunto vicino a Natale, sapete che sono i miei libri preferiti. E in cui le atmosfere siano quelle di una bella casa accogliente, con magari dei camini accesi, con la neve fuori, con i bambini che giocano. Ecco, questi sono i libri in cui io mi immergo quando ho voglia di un libro confortevole. Però quando Maria ha fatto quel video mi è venuto in mente un libro che io avevo comprato ad una fiera che si chiama proprio Tisana, che è una fiera che fanno qui in Svizzera a Lugano tutti gli anni, e dove vengono appunto, ci sono stand solo naturali, è proprio una fiera verde, se così si può dire. E mi ricordo che un anno a quella fiera avevo comprato questo libro, che si chiama Una tisana calda per l'anima dei bambini. E infatti io penso che i libri di cui parlerò oggi sono proprio una tisana calda per la mia anima nei momenti un po' più, nei periodi un po' no. Questo comunque è una raccolta di storie da leggere ai bambini. E sono storie, qui dice, di coraggio, speranza e sorrisi. Sono 101 storie. Edito da Essere Felici di autori vari ed è davvero molto carino. Quindi se avete bambini già grandini, però cioè 7, 8, 10 anni, sono delle storie carine da raccontare. Invece i libri che sono una tisana calda per la mia anima sono, io consiglio questi due, e già li avevo fatti vedere, che sono Il folletto distratto e la bambina capricciosa e L'incanto di un fiocco di neve, che sono libri che io considero sia per bambini e ragazzi, più che bambini, che per adulti, e perché appunto vanno proprio a raccontare un po' quelle atmosfere che dicevo prima. E sono tutti e due editi da Sperling Paperback, e costano 9,50 euro l'uno, sono in copertina rigida. Mi piace il formato che hanno perché è un formato piccolo, carino. Boh, sono due libricini, cioè non avranno cose in totale, 150 pagine più o meno. Un altro libro in cui io spesso, quella volta che l'ho letto, mi sono proprio immersa in questa atmosfera accogliente, è Incontrarsi a Longwood Fall, spero si intitoli così, si dica così, è della PM di Emily Grayson e è una grande storia d'amore, di passione. Questo non è ambientato in inverno, però comunque le atmosfere, i sentimenti raccontati ci sono proprio una coccola. E questo lo consiglio a Maria. Scusate. Poi ti consiglio anche, che a me era piaciuto tantissimo, Le candele brillavano a Bay Street. Questo è il mio bimbo, che si fa sentire.
ed è di Mackinnon, dice: una grande passione e nostalgia di una storia intensa che ricorda i ponti di Madison County. Anche questa, infatti, è una storia d'amore, proprio un romanzo, direi quasi rosa. E mi era piaciuta tantissimo anche la copertina, perché se vedete, in copertina, è proprio una lunga serie di lanterne con le candeline accese. Questo anche molto carino. Anche questo, cioè, sono libri molto poco impegnativi. Questo sono 230 pagine, facile, scorrevole, appunto molto poco impegnativo. Ma il libro in cui in assoluto io mi vado a confortare sempre è di Dickens, e sono i Racconti di Natale. Appunto, di questo ne avevo già parlato, proprio perché qui c'è anche quella sorta di magia che ti trasporta un po' nelle calde atmosfere delle feste, e io qui trovo sempre un enorme conforto. Poi ho un libro che ancora non ho letto, che mi aveva consigliato Daniela, però volevo consigliarlo anche a te, Maria, perché ho letto un po' di recensioni ed effettivamente entra proprio in questa categoria di libri. Non l'ho ancora letto perché me lo sto tenendo per il periodo un po' autunnale. Ecco, mo si è visto un po' il mio bimbo. E questo libro è Dolci imprevisti. Qui appunto dice: una lettura perfetta per una domenica invernale che raccomando caldamente a chiunque desideri un po' d'amore, un po' di humor e un po' di panorami scozzesi. Questo è quello che ha scritto Cosmopolitan. E più che libro io ti consiglio proprio l'autrice, perché appunto ho letto che scrive sempre di queste calde atmosfere, ed è Kate Ford, autrice anche di Tè e tenerezza e una boccata d'aria fresca. Questo è edito da Polillo Editore, I Pollini. Quando l'avrò letto di sicuro ne farò una recensione, però intanto un'indicazione, Maria, te la do, perché penso sia proprio un genere di libro confortevole. Ecco, questo è tutto per quanto riguarda questo video. Spero di riuscire a registrare presto anche la recensione di un libro che ho appena finito di leggere e di cui ci tenevo, appunto, ci tenevo a parlarne. E niente, ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!